Riparte il Bari con De Tommasi. De Tommasi a Sola che si libera di Vignola, quindi al centro per Lopez, interviene Prandelli, recupera Loseto secondo, ancora Lopez in avanti per Cuccovillo. Scende bene Cuccovillo, si fa vedere Messina, scambio tra i due, interviene su Cuccovillo Gentile e calcio di rigore al 22esimo minuto del primo tempo. Calcio di rigore in favore del Bari per un intervento irregolare di Gentile su Cuccovillo. Protestano i giocatori della Juventus, ma l'arbitro Redini è irremovibile, assegna la massima punizione al Bari. Siamo esattamente al 23esimo minuto di gioco, il Bari ha la possibilità di incrementare il suo vantaggio sulla Juventus. Al tiro Messina, Bolchi ha incaricato Messina di battere il penalty. Messina contro Tacconi, parte Messina, tira il gol. Il Bari in vantaggio per 1-0 al 23esimo minuto del primo tempo. Vedete Messina corre a ricevere gli applausi del pubblico sotto la curva. Grande entusiasmo degli oltre 40.000 spettatori dopo la rete realizzata da Messina su calcio di rigore. Il Bari così porta 2 i gol di vantaggio sulla Juventus, 2-1 all'andata, e questo gol sono praticamente il vantaggio complessivo del Bari, è di 3-1 in questo momento. Avete visto questa suggestiva inquadrata, attaccato da Platini, preferisce liberarsi della palla Guastella, affida a Lopez, De Tommasi, tentativo di scambio con Messina, interviene Tardelli, Vignola, Cabrini, da Cabrini in avanti per Platini, tocco di Platini ed è il gol dell'1-1 all'8° minuto di gioco. Ha pareggiato la Juventus con Platini sul lancio di Cabrini. Si è avuta la sensazione che Platini fosse al di là di tutti i difensori del Bari, ma ripetiamo, è una sensazione che andrebbe verificata alla moviola. Dunque all'8° minuto la Juventus ha pareggiato con Platini. Risultato è ora porta di Conti. Aveva tentato Vignola di mettere in azione Rossi con un colpo di testa, ma Rossi era anticipato da Cavasini e ha commesso su di lui fallo. Il Bari in azione con Acerbis, riesce comunque a recuperare la sfera a Cabrini, affida a Rossi che lancia sulla sinistra Vignola, cross di Vignola, di testa Tardelli ed è gol. 2-1 per la Juventus al 36esimo minuto della ripresa. Tardelli, avete visto, era inseguito da Galluzzo che non è riuscito ad anticiparlo. In tuffo di testa Tardelli ha mandato la palla in rete alla destra del portiere del Bari Conti. Millimetrico il cross da sinistra di Vignola per Tardelli. 2-1 il risultato al 36esimo minuto di gioco della ripresa. Siamo facile l'intervento di Scirea che appoggia Prandelli. Scende Prandelli, gli toglie la palla Sola, ecco Sola in azione, inseguito da Vignola, si inserisce Lopez, entra Lopez in aria, su di lui commette fallo Scirea su Lopez, rigore, calcio di rigore. L'arbitro Redini di Pisa esattamente al 45esimo minuto di gioco, mancavano pochi secondi alla conclusione della partita, ha concesso il calcio di rigore al Bari per un intervento irregolare di Scirea su Lopez, lanciato da Sola. Veri e propri attimi di suspense, se il Bari dovesse realizzare questo calcio di rigore sarebbe qualificato al turno successivo di Coppa Italia, eliminerebbe così la Juventus dalla competizione. Grossa opportunità per il Bari. Lopez e Galluzzo vicino alla palla, sarà probabilmente il capitano Lopez ad assumersi l'incarico di battere questo penalty. Continuano a protestare i giocatori della Juventus.
aggiusta la palla Lopez. Lopez contro Tacconi. Parte Lopez, tiro, gol di Lopez, 2-2 il risultato al 45esimo della ripresa, pareggiato Lopez e ha così dato Lopez al Bari la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tempo regolamentare è praticamente scaduto già da alcuni secondi, chissà se l'arbitro Redini farà rimettere la palla al centro. Grande entusiasmo degli oltre 40.000 spettatori, lo stadio è diventato un vulcano di entusiasmo, vedete bandiere che sventolano. Il Bari dunque è virtualmente qualificato per i quarti di Coppa Italia. In questo momento il tempo è ormai scaduto, Bolti effettua un'altra sostituzione, entra Baldini con il numero 14, esce Loseto primo. Riprende il gioco, ma in questo momento l'arbitro Redini di Pisa fischia la fine della partita. Vedete i giocatori del Bari esultano, corrono verso la panchina, verso Bolchi. Ecco Bolchi che abbraccia Galluzzo, grande entusiasmo sia in campo che sugli spalti. Davvero un'impresa storica questa del Bari, che ha eliminato dalla Coppa Italia la Juventus. Su questo